Viaggio nel dissesto, dopo l'ondata di maltempo si contano i danni. 2 milioni di euro solo in Valtrebbia, anziani isolati in una frazione di Coli, ponti e strade crollate, frane, montagna in ginocchio. Furti, 8 arresti e 19 denunce, maxi operazione dei carabinieri che hanno sgominato una banda dedita a furti e ricettazione. 21 le perquisizioni, secondo gli inquirenti avrebbero commesso 47 furti ai danni di case e aziende. Tunisino morto in casa, indagini in corso. Il 25enne è stato trovato ieri sera in un lago di sangue nel suo letto. Aveva una profonda ferita al braccio. La polizia non esclude alcune ipotesi. Occhi puntati sul campionato. Pallavolo maschile sfuma al tie-break. La Supercoppa italiana per il Copra Ardelia, che guarda già alla prima gara di domenica al Palabanca con Ravenna.